Questa è stata la Lucca Comics più improvvisata di sempre per il sottoscritto, ma nonostante tutto si è rivelata una delle più belle. L'aria che si respira a Lucca durante questa manifestazione è magica. La città si trasforma letteralmente. Tutti i negozi si trasformano e sinergizzano. Ristoranti, bar, farmacie, tutto ha qualcosa di richiamo alla cultura nerd. I cosplayer invadono le strade. La sensazione che si prova a vivere tutto questo è inspiegabile, credetemi. Bisognerebbe viverlo per capirlo. I bambini guardano mano nella mano insieme ai genitori tutto questo con occhi lucidi. E forse la magia è proprio questa, mettere piede a Lucca e rendersi conto di non essere mai cresciuti del tutto. Abbiamo delle persone che si introducono nelle zone vietate e verranno presto arrestate. Siamo VIPs! E così inizia Lucca Comics 2023 all'interno del padiglione Napoleone. Ma in realtà non è iniziata proprio all'interno di questo padiglione, è iniziata molte ore prima in fila durante la nottata per cercare di recuperare un bigliettino che mi avrebbe consentito di partecipare alla sessione di sketch di Usamaru Furuya. Il bigliettino sono riuscito a recuperarlo, quindi una volta recuperato il bigliettino giretto per il padiglione e poi mi sono fiondato allo showcase di Shintaro Kago, maestro dell'Eroguru che apprezzo veramente tantissimo e che ho avuto insomma il piacere di poter vedere disegnare dal vivo mentre si raccontava. Il maestro ha chiesto tre parole al pubblico che erano bruco, pioggia e ragazza, e da queste tre parole ha deciso insomma di creare uno sketch in diretta. Una volta conclusa la sessione sono andato a mangiare e dopodiché mi sono fiondato in fila per la sessione di sketch di Usamaru Furuya. Il maestro mi ha fatto uno sketch veramente fighissimo, è stato super disponibile e volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutto lo staff di Coconino e in particolare Paolo Lamarca per tutto il lavoro che stanno facendo con la collana Doku nel portare in Italia le opere appunto di Usamaru Furuya, ma non solo, anche Kazuo Kamimura, Paron Yoshimoto e molti altri. Il maestro ha fatto uno sketch veramente bellissimo, ci ha messo anche super poco, utilizzava solamente 4 minuti a persona per realizzare lo sketch con la dedica e farsi la foto insieme al fan. Veramente metodico in una maniera assurda, mi ha stupito tantissimo vederlo all'opera. Conclusa la sessione di sketch con Usamaru Furuya, mi sono fiondato a vedere lo showcase di Masaki Ninomiya, moderato da Kirio. L'autore di Gannibal si è raccontato dai suoi esordi fino alla pubblicazione della serie di Gannibal, presentandosi tra l'altro allo showcase con delle Crocs veramente fashion, se si può dire. Con queste Crocs tra l'altro ha passato tutta la fiera di Lucca, io mi chiedo come abbia fatto a superare tutti gli acquazzoni che ci sono stati in questi giorni, un grande! Allora raga, io sto uscendo da casa, ma adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, la situazione a Lucca è questa. Devo dire... Piove un pochino. Devo dire che la pioggia a Lucca non mi mancava per un cazzo.
hanno messo il microfono perché non è possibile poterlo mettere, quindi chiedo scusa per l'audio, ma quanto è bella Lucca Comics. Bellissima. Quanto è bello far la fila per Marco Checchetto. È bellissimo. Quanto è bella Lucca con la pioggia. È stupendo, è la cosa più bella che potesse capitare. È bellissimo. Siamo compagni d'ombrello. Assolutamente. Va bene. Però ringrazio Dan perché mi sta portando da Checchetto e probabilmente sarà l'unica firma che riuscirò a farmi fare in questo Lucca Comics. Non credo, dai. Io confido che riesci a farmi altre. Spero, magari da selfare potrei farcela domani. Ciao Cthulhu. Ma questa pioggia ti piace? C'è un certo fascino con tutta questa pioggia. Dov'è Cthulhu? Ciao Cthulhu, ma che bello che sei. Con la pioggia sei molto fascinoso. Raga, bella Lucca, eh? Bellissima. Si è visto? Sì. Rifa? Eh? Raga, molto bella Lucca, eh? Molto molto bella. A few moments later. Ciao fumetti senza paura. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Questa è la situazione attuale. Spero riusciate a sentire col rumore del phon. Però questa è la paga per il firmacopie. Quello che non vi dicono dei backstage di Lucca Comics e di YouTube. Allora, è vero che Lucca sotto la pioggia è una rottura di cazzo, però è anche vero che non si può mangiare fuori sempre, cioè bella Lucca, eh? Belli i fumetti, belli, poi bisogna fare anche la spesa per mangiare. Ho appena finito il panel con Gartennis ed Emiliano Pagani, dei Paguri, un panel che parlava del linguaggio esplicito all'interno del mondo del fumetto e di come, insomma, utilizzare i personaggi e le storie in maniera così esplicita. Direi che per noi, insomma, Emiliano Pagani è uno dei più grandi autori sotto questo genere qua, sul vernacoliere, con personaggi anche, scusate, non sul vernacoliere, sul vernacoliere lui come autore, ma con personaggi poi successivi come magari Don Zauker o Nirvana, sicuramente ha fatto scuola in questo senso. E poi vabbè, Gartennis, ovviamente, non penso di dovervelo presentare, una delle superstar presenti a Lucca quest'anno. Anche lui ha parlato, insomma, del suo rapporto con i suoi personaggi, Preacher e Hitman ad esempio su tutti, e poi per quanto riguarda appunto quello che ha fatto sul Punisher, che sicuramente è un grandissimo lavoro. Panel, ripeto, molto interessante e che valeva la pena di vedere. Tra l'altro ringrazio Mauri Chirio per avermi ceduto, insomma, il biglietto di Eventbrite, perché se no non sarei potuto essere presente a quel panel. Buongiorno Lucca, buongiorno. Terzo giorno questa volta. Ho provato per quanto riguarda la sessione di firme di Frank Miller, ma purtroppo stanotte è venuto fuori un nubifragio che non ve lo sto neanche a spiegare. Sono state allagate tra l'altro anche le città vicino Lucca, la zona di Firenze, e è successo un bel bordello. C'è l'allerta meteo, c'è anche, insomma, lo stato d'emergenza regionale, a quanto dicono i giornali almeno. Quindi niente, non sono riuscito stanotte a mettermi in fila come ho fatto per Furuya, perciò va bene così. Adesso invece sto andando alla sessione di showcase per quanto riguarda Furuya, inizia tra un quarto d'ora. Speriamo almeno quella di farla, ma credo di sì, dai.
sono appena tornato a casa, è successa una roba, ve la devo raccontare. Devo raccontarvi cosa è appena successo stamattina del terzo giorno di Lucca, perché io sto ancora facendo fatica un attimo a metabolizzare che cosa è successo. Allora, stamattina la mia intenzione era quella di mettermi in fila verso le 3 più o meno, le 3 del mattino si intende ovviamente, per Frank Miller e cercare appunto di prendere la variant di 300 per poi farmela firmare. Purtroppo si è abbattuto un nubifragio incredibile qui a Lucca ieri sera e non sono riuscito ad andare in fila perché era veramente impossibile. Ci sono stati però degli eroi che sono riusciti ad andare in fila, quindi i posti ovviamente quando sono andato io all'apertura dei cancelli erano già finiti. Ci sta, perché comunque complimenti a chi si è fatto la notte sotto il nubifragio per avere la firma di Miller, va veramente, tutti i miei complimenti vanno a voi, siete degli eroi ragazzi. Però questo mi ha consentito di andare allo showcase di Usamaru Furuya, showcase super interessante all'interno della sala Tobino del Palazzo Ducale, sempre una bella cornice tra l'altro Palazzo Ducale per fare questi incontri. Showcase veramente interessante dove Furuya si è raccontato, dove ha disegnato davanti a noi e dove soprattutto ha lasciato le sue impronte nel cemento per Lucca Comics. Fantastico, un'esperienza bellissima da poter vedere dal vivo. E oltretutto ancora più bello il fatto che gli abbiano dato questo, io non so come si chiama in gergo tecnico, perdonatemi, comunque era uno stilottino che fondamentalmente gli permetteva di firmare sopra il cemento. Lui non ha solo firmato, ha anche disegnato un suo personaggio sulla lastra che stava firmando, quindi fantastica esperienza, bellissima. Una volta terminato l'incontro con Furuya mi sono catapultato alla chiesa San Giovanni, dove c'era insomma l'incontro con Naoki Urasawa. Ovviamente è un incontro a numero chiuso, questa Lucca è stata super improvvisata, quindi io non avevo prenotato su Eventbrite, non avevo nessun posto. Una volta arrivato lì mi sono messo in fila, ho detto se non arriva qualcuno, come è successo anche con gli incontri di Gar Tennis, fanno entrare chi era in fila, di conseguenza ho detto ci provo, magari c'è qualcuno che disdice perché ha un firmacopio o altro, quindi io mi butto dentro. Sono andato lì e raga, io ho aperto Eventbrite e c'era 2 posti disponibili. L'ho prenotato, bam, sono entrato. Sold out la chiesa in 0-2 minuti e io ero dentro. Figata, io non ci sto ancora credendo. Ho visto tutto l'evento con Naoki Urasawa, c'avevo Naoki Urasawa veramente a 10 metri da dove stavo io ed è stata un'intervista super interessante moderata da Dario Moccia che veramente mi porterò nel cuore perché è stata veramente bellissima, è stata un'esperienza fighissima. Lucca è anche questo, ragazzi. È spuntato il sole finalmente, porca puttana, dopo 2 giorni di pioggia, 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 finalmente anche a Lucca c'è un po' di luce. Allora, poi finisce che a un certo punto, mentre stai facendo le tue cose, no, prenoti, fai cazzeggi su Eventbrite. Ciao! Salve! Sta malissimo! Cazzeggi su Eventbrite e becchi... Vabbè, lei... Che cazzo vuoi? Non lo so, non c'entravo. Cazzeggi su Eventbrite, becchi l'evento di Mashima aperto perché si sono liberati dei posti. Chiami Vale, Rise, scusa, non volevo. Chiami Rise. Nella via dei grandi artisti di Lucca Comics and Games, lo sapete che i più grandi nostri ospiti lasciano qui le mani con cui creano la bellezza delle storie che amiamo e dei disegni e dei lavori che arricchiscono le nostre vite. Quindi questo è il nostro atto di gratitudine. E per sempre avremo le mani del sensei nella galleria della Walk of Fame di Lucca Comics and Games. Uno, due, tre. Siamo appena usciti da Hiromashima. Impressioni?
mio fratello comunque. Tuo fratello? Sì, sì, è proprio fratello. Fratello, fratello. Allora, terminato l'incontro con Hiromashima, anche questo fatto all'ultimissimo, proprio... Che hai combinato? Cosa hai fatto? Mi è morto l'ombrello. Andiamo. Ok, terminato l'incontro con Hiromashima, niente male, è stato un bellissimo talk. È stata veramente un'emozione vedere anche lui mettere, insomma, le sue mani nella Walk of Fame di Lucca. Questa Lucca si sta rivelando la più improvvisata, ma anche la più bella, forse, forse. La pioggia ci ha messo a dura prova. Giornata che continua con la sessione di sketch e dediche da parte di Lorenzo Palloni allo stand Salda Press. Mi ha fatto super piacere poter rincontrare Lorenzo e ovviamente super piacere avere un altro suo sketch su un altro suo volume. E si conclude la giornata con la visita alla Cavallerizza, ovvero il Pala Panini, ormai location fissa per quanto riguarda la casa editrice modenese qui a Lucca. Le novità, e non solo, portate in fiera erano veramente tantissime, c'era davvero l'imbarazzo della scelta. Di conseguenza non potevo di certo tornare a casa a mani vuote. Tutto il Pala Panini, o quasi, è stato allestito a tema Naoki Urasawa. È stato bellissimo poter vedere tutte le copertine delle opere edite in Italia da Panini esposte su un muro che ti accoglieva all'entrata insieme proprio allo stand dove venivano vendute le variant e tutte le varie serie complete del maestro. La giornata quindi si conclude con qualche acquisto e un messaggio che mi arriva totalmente inaspettato. Se qualcuno mi chiedesse cosa hai fatto a Lucca Comics, la risposta più onesta che posso dare è la fila. Fila, tanta fila, costante fila. Adesso ho finito Gartennis e mi sto buttando nello stand Panini per fare invece Gabriele dell'Otto. C'è una storia particolare da raccontare su questa cosa, ovvero sulla sessione di sketch e firme di Gabriele dell'Otto, perché devo ringraziare due miei iscritti, Simone e Fabio, che mi hanno ceduto il loro Eventbrite. Ovviamente l'evento era super sold out già da prima che iniziasse Lucca, però loro mi hanno ceduto il loro Eventbrite perché dovevano andare a un altro incontro, e non solo, non mi hanno ceduto l'Eventbrite solo di dell'Otto, ma Fabio mi ha portato come accompagnatore, tra virgolette, per la sessione di firme di Jim Lee. Can I have the axe? Oh, I was gonna do a Batman symbol. Oh, yes, it's okay, it's okay. Devo assolutamente ringraziarli tantissimo perché mi hanno svoltato questa Lucca, che è stata la Lucca più improvvisata degli ultimi anni, veramente. Però devo essere onesto, sono molto contento. Non dovevo venire, c'erano un sacco di problematiche da dover affrontare e alle quali dover pensare, però alla fine, insomma, ne è valsa la pena. Vorrei iniziare questa clip con Umberto che ci sta reggendo praticamente tutto quanto per fare la clip io e Curro. Sì, Umberto è il nostro reggicosi. Pelati e reggicosi, così, no? No? Potere reggente! Siamo riusciti a fare le firme da Ennis. Io sono riuscito a farmi firmare questo albo dei Cavalieri Marvel col Punisher in copertina e per un'amica, Jessie, Bloody Mary. Voilà. Mentre abbiamo... Io sono riuscito a farmi firmare Discesa all'Inferno
sulla prima tavola del fumetto. Non so perché, ma va benissimo, grasso che cola. Va benissimo così, anche perché Ennis comunque quando ci ricapita. Infatti, appunto. Quindi va benissimo così. Un salutone a Salda Press e a Pelati a Fumetto. Potere Pelato! Ah! Grazie Salda Press! Grazie Salda Press! Sei orgoglioso di essere nerd? Viva Panini! Viva Panini! Il bello delle fiere del fumetto è conoscere bella gente, ma dove la conosci? In fila! In fila per dell'otto! In fila per dell'otto, fila interminabile, lunghissima, però siamo vivi. Quello è l'importante. Il riassunto di questa Lucca? Fila, coda. Fila, coda. Pioggia, Lucca Comics and Rain. Lucca Comics and Rain. Sta. Grazie di tutto. Bella raga. Buon proseguimento. Anche a voi, ciao. La mia Lucca Comics 2023 si conclude visitando le mostre esposte a Palazzo Ducale. Come ogni anno dedico una di queste giornate per visitare tutte le opere che sono esposte all'interno di questa bellissima cornice. Quest'anno in particolare mi interessavano tantissimo le mostre di Garth Ennis e Usamaru Furuya. La sezione dedicata a Garth Ennis non ha assolutamente deluso le mie aspettative. Tantissime le tavole esposte di tantissimi artisti coinvolti che ripercorrono tutta la carriera dell'autore irlandese. Steve Dillon, Goran Parlov, Derek Robertson sono solamente alcuni dei nomi degli artisti coinvolti ed esposti a questa mostra. Vedere dal vivo le tavole del Punisher, di The Boys, di Preacher è stata veramente un'emozione unica. La sezione dedicata a Usamaru Furuya è stata veramente qualcosa di pazzesco da vedere dal vivo. Tantissime le tavole esposte, soprattutto a colori, tratte dall'ultima opera pubblicata in Italia da Coconino, ovvero Garden. Ma non solo, anche qui si ripercorre tutta la carriera del mangaka esponendo tavole tratte da Palepoli, Ikari Club, Lo Squalificato, La Musica di Marie e molte altre opere. Vedere dal vivo quelle tavole è stata un'emozione pazzesca. Vedere i segni del maestro su carta, vedere le sue correzioni, vedere il tratto a matita prima che venga inchiostrato è stato qualcosa di veramente pazzesco. A me piace tantissimo poter visitare le mostre proprio per vedere come lavorano gli autori, come realizzano le tavole che poi andrò a leggere e a gustare all'interno delle pagine di un fumetto. Mi sto lasciando alle spalle adesso le mura di Lucca, finito Lucca Comics anche per quest'anno 2023. Fiera stupenda, ho incontrato tantissime persone fantastiche, ho incontrato tantissimi autori che amo. Colgo l'occasione con questa clip per ringraziare tutte le persone con le quali ho condiviso questo Lucca Comics 2023. È stata un'esperienza assolutamente incredibile, è bellissimo poterci tornare ogni anno, è bellissimo poter condividere questa passione con tantissimi amici e con tantissime persone. La passione a Lucca si sente, si percepisce, penetra le mura e insomma fa anche dei miracoli a volte. Lucca
quest'anno doveva essere allagata, visto tutto quello che è successo, tutti i nubifragi che sono venuti giù e che hanno messo in ginocchio, insomma, la Toscana e i paesi vicini. Ma Lucca no, Lucca ha resistito, Lucca Comics ha resistito e noi siamo ancora qua per raccontarlo, oserei dire, visto come è venuta giù l'acqua in questi giorni. Lucca Comics e non solo sono quelle esperienze che ti fanno capire realmente il perché hai questa passione, il perché continui a portarla avanti e il perché ogni volta che apri le pagine di un fumetto ti senti libero. Io vi saluto da qui, da fuori le mura di Lucca. Ricordatevi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, mi raccomando, per non perdervi nessun video. Se non l'avete ancora fatto e se vi è piaciuto questo vlog, mettete un bel like per sostenermi. Ci vediamo al prossimo video, ma soprattutto ci vediamo a Lucca 2024. Ciao!